Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo video. Oggi voglio parlare dei miei prodotti che sono il mio must in generale per i prodotti della casa. Non vi parlerò di detersivi, non vi parlerò di prodotti espressamente per cucinare, parlerò in generale tutto quello che è funzionale per me in una casa, in una semplice abitazione dove stiamo perennemente H24 ultimamente e secondo me rendono la vita un po' più facile, un po' più agevolata. Sono praticamente i prodotti che vi racconto spessissimo su Instagram. Sapete che come sono fatta, io appena vedo un qualcosa che mi piace prendo e ve ne straparlo su Instagram. Giustamente tante persone non mi seguono lì e spesso le stories durano soltanto 24 ore, non spesso, in generale le stories durano 24 ore, quindi capisco che magari qualcuno se lo perda e sono sempre le domande frequenti. Scusate se ho difficoltà un po' a parlare, ma ho un'afta sulla bocca e come sempre ogni volta che devo registrare un video mi viene l'afta, cioè non so che cosa faccio io di notte, ma mi devo mozzicare il labbro. Detto questo, che è poco rilevante, iniziamo subito con il video. Voglio fare un piccolo disclaimer su altri tipi di video che seguiranno dopo questo. Ci sarà sicuramente un video riguardante tutti i prodotti di bellezza, quindi per quanto riguarda skincare, make-up o comunque per quanto riguarda qualsiasi cosa che riguardi la bellezza, sarà un altro video. E poi seguirà un altro video che sono praticamente le domande più frequenti, perché in questo video ho cercato di raccogliere un tipo di tipologia di prodotto, mentre in quel video vi racconterò praticamente tutte le domande che mi fate, come le cialde del caffè, come determinate le tazzine, come quel genere di domanda che praticamente su Instagram mi richiedete praticamente fino allo sfinimento, ma vi amo lo stesso. Comunque, iniziamo. Il mio prodotto must in assoluto che ho da veramente diversissimi anni e non riesco a farne a meno, quindi cioè nel senso non ho trovato nulla che riesca a sostituirlo e quando non ce l'ho sento la differenza, è lei. Allora, ragazzi, non si parla di un set di pentole, qui non si vendono sogni, ma solide realtà. Detto sta cazzata, andiamo avanti. Allora, che cosa sono? Sono le Stone Line. Io le ho come set, vi sto facendo vedere soltanto lei, ma ho un set di pentole che magari vi mostrerò alla fine del mio sproloquio, in modo da mostrarvi comunque se riesco anche come si fanno, si cuociono determinate cose. Perché parlo delle Stone Line? Perché io avevo comprato il mio primo set di pentole che non ho più io, ma non perché si fossero rovinate, perché continuavano a essere funzionali, ma quando ero con il mio ex avevamo comprato due set di pentole perché quello lì avevamo preso il più piccolino e poi questo più grande, e prima di lasciare la casa mi ha proprio chiesto espressamente di lasciarli quei set di pentole, quindi per farvi capire l'importanza delle Stone Line. Detto ciò, quindi quel primo set di pentole non ce l'ho, questa era la versione natalizia. Le ho comprate entrambe sul sito QVC, hanno un prezzo non basso, perché non costano poco, però vi dico la verità, se dovete fare degli acquisti non comprateli direttamente sul loro sito, perché secondo me costano un pochino di più, ma cercateli di prendere su QVC, spesso fanno come tu delle special venue, prodotti Stone Line, perché veramente è un loro, secondo me, prodotto super, io l'ho visto lì, quindi cioè, ve lo consiglio soprattutto lì, ma anche su Amazon. Infatti io per Natale a mia madre gli ho comprato il set di pentole, quello basico, quindi erano tre pentole e tre padelle con diversi mestoli eccetera, che io vi lascio qua sotto nell'info box quello che ho preso io a mia madre, preso su Amazon, però vi ripeto, io invece le mie le ho comprate su QVC quando c'era il Today Special Venue. L'unica cosa che dovete aspettare è il giorno esatto, quindi io vi consiglio se guardare anche su Amazon. Io comunque vi lascio il link. Che cosa fanno queste Stone Line che io le sto amando, le sto adorando? Potrei parlare di 15 minuti soltanto di loro. Allora, a parte che queste qui non mi si sono rovinate tantissimo perché avendo il piano induzione, non si rovinano, non si squiriscono, mentre quelle altre che avevo e utilizzavo invece con il gas si erano leggermente macchiate sotto, ma all'interno sono sempre rimaste
super top. L'unica cosa accortezza che vi dico di fare è, quando le acquistate, di oliarle prima di utilizzare la prima volta. Questo sta a indicare che poi non dovete riungere le padelle tutte le volte. Dovete farvi delle uova, ci buttate le uova, ragazzi, e non si attacca niente, non si attacca niente. A me viene da ridere quando si fanno i risotti che voi fate questa, o i purè, che voi fate questa cosa così e ti fa tipo, si vede proprio il segno della pentola che fa. È micidiale. Allora, tenete conto che veramente tutte le mie amiche se le sono comprate e mi hanno ringraziato, perché vi cambia la vita. Quindi se vi dovete fare un altro regalo, se dovete fare un regalo o se volete chiedere un regalo, ecco, chiedete le Stoneline, ve lo giuro. Dico, guardatevi qualche puntata magari di QVC, perché se voi andate sul sito QVC c'è qualche puntata registrata, vi fa vedere alcune ricette, come vengono, eccetera. Allora, loro lo puliscono con un pezzo di carta e poi fanno così e poi la utilizzano ancora. Sì, viene via lo sporco, però io utilizzo la spugnetta dei piatti, non la parte che gratta dall'altra parte. In un secondo si pulisce con un po' di sapone, in un secondo si pulisce ogni tot, ogni anno, ogni due anni, non lo so. Quando vedo che comunque inizia a perdere leggermente l'antiaderenza, vado ad oliarle un'altra volta per poi riutilizzarle normalmente. Quindi non le metto in lavastoviglie, ma soltanto perché mi piangerebbe il cuore se si rovinassero. So di persone che le mettono tranquillamente in lavastoviglie e non si sono ancora rovinate. Io ce li ho da tanti anni ormai, sono 6 anni, 7 anni, non lo so, e non lo so, non me la sento di fare questo piccolo danno al mio gioiellino. Mia mamma le chiama le bimbe. Comunque, detto ciò, io mi ci trovo super bene e dovete proprio vedere la differenza, a parte il microgranulato di pietra che vi fa lui, che possiamo anche evitare, proprio vi fa vedere come cucinare su queste pentole. Vi posso garantire che sono sempre così, cioè non solo quando le comprate, ma rimangono così sempre. Detto questo, io vi faccio vedere il mio piccolo set di pentole che ho, le Stoneline. Ce ne sono di diversi tipi, quindi io vi consiglio di controllare. Vi lascio però il set base, magari vi lascio alcuni set qua sotto nell'info box. Andiamo avanti. Dopo le Stoneline, set di pentole, una cosa mia preferita, fa sempre parte delle Stoneline, in questo momento ce l'ho, oddio, non si vede, qua dietro, esattamente questa qui, ed è una tortiera. Non ve la mostro in mano perché in questo momento c'è dentro una torta, ma stessa identica filosofia, voglio incentivarvi a comprare anche le tortiere della Stoneline, perché vi giuro, vi cambiano la vita. Io adesso utilizzo sempre lei perché ho solo lei, infatti andrò a comprarmene delle altre appena posso, perché comunque non costano poco, su 50 euro alcuni set eccetera eccetera, non costa poco Stoneline, però ne vale la pena, vi giuro, ne vale la pena. Io adesso ho fatto una cheesecake, magari domani che la tolgo dalla cerniera vi faccio vedere come è una cheesecake fredda, ma cotta al forno, quindi non l'ho mai provata, voglio provare a vedere come funziona con la Stoneline. Comunque dovrebbe togliersi in un secondo, senza troppi problemi. Questa cosa, sempre parlando delle Stoneline, che è un altro prodotto che mi piace tantissimo, è un altro set di, sembra di questo video sponsorizzato Stoneline, ma vi giuro che è un mio grande amore, è un set di accessori per la cucina, quindi di mestoli. Io dico strano mestoli, quindi non mi prendete in giro, so che ci state pensando, so che ci state pensando. Comunque io dico mestoli, ok? È un set di mestoli che è molto 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 carino. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa delle pentole. Il mio set, questo qui, si chiama Future, perché il coperchio si può incastrare in questo modo, così non lo dovete appoggiare in giro, e in più vedete che c'è questa parte un po' più larga, perché sul coperchio ci sono entrambi i buchi, quindi un po' più stretti e un po' più larghi, per scolare. Non la uso quasi mai, forse quando faccio gli spinaci che scolo così, ma anche i coperchi, non sono una che usa molto i coperchi. Mi ero dimenticata di dirvi questa cosa, perché questo set appunto è un po' più particolare. Comunque vi metto qua sotto nel info box. Mentre i mestoli che vi dicevo, per quello che mi è venuto in mente Future, beh, non so neanche se sono tutti, ma principalmente è un set che vendono insieme, costa sui 30 euro,
magari a volte lo mettono anche in sconto, io l'ho pagato 29,90 comunque e non era in sconto su Amazon. La cosa bella di questi set è che ovviamente le sole non dovete utilizzare posate o mestoli di ferro, solo legno, plastica, gomma per intenderci, quindi dovete stare un po' più attente. Questi sono la fine del mondo. Cosa hanno di particolare? Oltre a essere dei bei mestoli, belli solidi, alla fine per 30 euro ci sono varie tipologie, molto molto belle anche, cioè, sono pratiche. La cosa figa, non so se riuscite a vederlo, è che qua sotto, vedete che mi ci passa la mano sotto al mestolo, voi lo appoggiate e il mestolo non tocca mai la parte del piano. Ad esempio, io utilizzo moltissimo il piano induzione come appoggia cose, perché si pulisce in un secondo, però è brutto anche che continui a appoggiare sopra lì. Quindi con questi, lo metto così, questo sta su, ma funziona anche con questo qui. Per intenderci, ce ne sono di vari tipi, sono la fine, vedete? Ci sono veramente tanti mestoli. C'è questo per le torte, che è pratico proprio per la tortiera, per evitare di rompere, quindi infilate questo qui e non qualsiasi cosa di plastica che possa graffiarle. C'è ad esempio questo, non mi ricordo il numero esatto che c'è all'interno del set, però ce ne sono veramente tanti e io ve lo consiglio. Comunque, se no dovete comprarvi un set di pentole nuovo, diciamo che c'erano anche quelli col manico marrone, che ero un po' indecisa se prendere. Alla fine mi sono lasciata un po' ingannare sull'effetto appunto interno delle pentole. So, io lo chiamo effetto Stollen. Ok, e quindi se no c'è anche un'altra tipologia, forse quello costa leggermente di più, ma c'è anche effetto legno se vi piace tenerlo fuori. Alla fine lo tengo nel cassetto, quindi mi andava bene così. Allora, un altro elemento che secondo me è super top è una cosa che chi è venuto ultimamente a casa mia ha intravisto e se l'è andata a ricomprare, trovando una cosa super utile, quindi ho deciso di condividere con voi. Non è una cosa super mega particolare, però è una cosa che magari tante persone non ci hanno pensato e adesso vi illuminerò, lo so. Allora, lui che cos'è? Allora, innanzitutto comprato su Amazon, pagato 16 euro, c'è anche a volte un pochino meno, comunque vi lascio il link, 16 euro e ce ne sono dentro all'interno due. Cosa sono? Ve lo faccio vedere. Queste, luci. Ma tu mi dirai, Manuela, ma esistono luci per le cabine armadio da 800 anni, che scoperta mi fai? Cioè, ci sono quelli lì da sottopensile per Ikea che ci vogliono 2 minuti a metterli? Sì, avete ragione. Io non lo utilizzo come luce per cabina armadio, la utilizzo come luce di passaggio. Essendo questa con la possibilità di metterla automatica, quindi quando voi passate lei si accende e non è una luce intensissima da dar fastidio agli occhi, beh, è abbastanza luminosa, fa luce. Dove la metto? La metto vicino al muretto, per dirvi, del gabinetto. Allora, quanti di voi come me vanno in bagno durante la notte, però hanno il brutto vizio di accendere la luce perché al buio non sanno andarci? Io sono così, a me andare in bagno al buio non riesco, non perché non trovassi la tazza del gabinetto, ma per il semplice fatto che mi mette angoscia. Ho bisogno di un po' di luce. Nel bagno da me la luce è tanto forte che quasi quando ti alzavi, appunto, per andare in bagno, io vado spesso in bagno di notte, è fastidiosa agli occhi. Quindi ho pensato, devo prendere una luce che non devo accendere io, ma che si accende automaticamente al passaggio e che si spegne da sola. La maggior parte delle luci era un po' a batteria, eccetera. Questa, ragazzi, è perfetta. Me la metto davanti con il sensore per terra, quindi non ce l'ho negli occhi, vicino al gabinetto. Quindi lui rileva le mie gambe e si accende quando voi siete praticamente sul water. Quando ve ne uscite, quindi senza dover toccare niente, potete andare con quell'occhio semiaperto, semichiuso, ritornate nel letto, lei si spegne da sola. È una luce soft sul giallo, non è fastidiosa ed è veramente top. Potete metterla anche nei corridoi o nelle camerette dei bambini. Quindi quando il bambino si alza,
per andare in bagno, per qualsiasi cosa, questa luce si accende e poi si spegne. Si può mettere anche all'ingresso, quindi è una cosa che volevo fare quando uno entra la sera. L'unica cosa che se mettete automatico, ovviamente ce l'avete tutto il giorno, quindi vi rimarrà accesa e dovete caricarla, perché queste qua sono ricaricabili USB. Io ne ho due, ne metto una, mi dura 2 o 3 settimane, alla fine delle 2 o 3 settimane prendo, carico la, quando vedo che si sta per scaricare perché la luce è un po' più soft, metto a caricare l'altra, change, e faccio sempre così, ed è super super comoda, ve lo giuro ragazze, se la sono ricomprata appena l'hanno vista a casa mia. Poi vi farò vedere magari dove la metto. Se avete domande fatemele tranquillamente, questo video verrà lunghissimo, sappiatelo. Altri prodotti, il mio must super richiesto e che vi consiglio praticamente di avere tutti quanti a casa è la friggitrice ad aria. Lo so, lo stavate aspettando, me lo sentivo. Allora, sono soprannominata dai miei amici la tipa della friggitrice ad aria, perché ormai tutti si aspettavano le storie soltanto di friggitrice ad aria durante il periodo del lockdown, ma vi giuro ragazzi, mi ha stravolto la vita, sconvolto proprio, non ci ho capito più niente. Perché? Perché è la vita, cioè è la vita. Compratevi una friggitrice ad aria, il mio consiglio è, io ho quella di Proscenic, vedete esattamente lì, è molto grande, perché è 5 litri e mezzo. Ci sono friggitrici ad aria molto più piccolini, dipende anche che uso ne fate voi, e soprattutto quanti siete in casa. Diciamo che una da 5 litri e mezzo per 3 persone è più, cioè va benissimo. Se siete una famiglia numerosa, una friggitrice ad aria non è proprio l'ideale, se nemmeno che non fate patatine o cose così, perché se dovete cucinare un arrosto, dovete cucinare un qualcosa di molto più grande, ci stanno poche cose, non è enorme, è un cestello ma non è enorme. La praticità di avere una friggitrice ad aria è per chi come me spesso e volentieri, allora io negli ultimi 2 anni ho vissuto da sola, e vi posso garantire che a parte riscaldare il forno e prendere le cose nel microonde, spesso e volentieri non avevo voglia di cucinarmi questi stragrandi piatti per poi mangiarmeli soltanto io, quindi ero molto più propensa a scaldarmi o comunque a cucinarmi piccole cose e accendere il forno tutte le volte veniva un po' così, anche perché a me piacciono tantissimo le cose effetto forno. E quindi ragazze, ogni tanto mi facevo perdere sta cosa, dicevo no, non ci voglio accendere il forno, parlo per riscaldare, cuocere in forno, magari ci passava anche un'ora, e quindi evitavo, tipo una torta salata, cose che sono buonissime. Con la friggitrice ad aria noi non dovete preriscaldarla, cioè oddio, per tante ricette che magari sono un po' più lunghine, che solitamente ci mettete 1 ora e mezza nel forno, magari mezz'ora in friggitrice ad aria con il forno preriscaldato di un paio di minuti. Ma la cosa bella è che non dovete preriscaldarlo, arriva a temperatura subito, vi lascia il cibo croccante fuori e morbido dentro. Però io non voglio farmi qua una specie di cosa culinaria sulla friggitrice ad aria, perché esistono mille ricette, mille persone che vi spiegano come cucinarle, e non è friggitrice e quindi una cosa che frigge. Avevo già fatto un video dove vi facevo vedere la mia friggitrice ad aria, che vi lascio qua sotto, appunto, della Proscenic. È super comoda, è touch, la uso con il cellulare, mi è super veramente comoda. Metto il pane a riscaldare in 2 minuti ed è pronto, perché io ho i miei metodi, metto le mie bistecche, tipo ne so, quelle impanate, le metto direttamente in friggitrice in 10 minuti esatti e sono cotte, e non le ho dovute fare in padella con olio, ma semplicemente con la friggitrice ad aria si cuociono con l'aria, come se fosse un po' un forno, e vengono croccanti fuori e morbidi dentro. Stessa cosa le verdure, certo che se fate tanta roba è normale che ci metta un po' più di tempo, se fate 2 o 3 cose come faccio io, veramente in pochissimo tempo è tutto cotto e non dovete sprecare tempo con il forno. Quindi io dico, per chi è un po' più in solitaria e non ha una grande famiglia da cui a cui sfamare, io consiglio la friggitrice. Per una famiglia la consiglio per qualche ricetta come il forno, cioè ha la stessa funzione, magari è per riscaldare. Come avevo fatto un esempio nel video della friggitrice,
che come vengono le torte salate riscaldate, ragazzi, io parlo di riscaldate in friggitrice, non ve ne vengono. Cosa cambia? Voi fate una torta salata, la fate in forno, è super croccante. Il giorno dopo, ovviamente, vi avanza la torta salata e voi la mettete dove? Nel microonde, cioè non credo che accendete il forno e fatevi riscaldare, mettete la torta salata dal frigorifero e cioè sarebbe un passaggio troppo lungo. Prendete il microonde, lo aprite, chiuso, 2 minuti la torta salata è cotta, cioè è riscaldata. Però andate a prendere tutta molle, cioè a me verrebbe molle, perché a me viene molle. Io amo le torte salate, come vi ho detto prima, lì viene molle. Voi l'andate a mettere in friggitrice, tempo 4 minuti, 5 minuti se la mettete tipo effetto patatine fritte, quindi con tanta potenza, si riscalda tutta dentro, come se la parte della sfoglia ritornasse proprio a essere proprio croccante. Top. Quindi non mi dilungo sulla friggitrice d'aria, ve ne ho già parlato. Fatemi sapere se vi interessano altri tipi di video, se vi interessano tante ricette, perché sulle ricette ci sono, perché sono molto molto pro friggitrice, non so se avete capito. E per me è un top. Un elemento che praticamente è un po' inutile, ma per me è utilissimo, che è lui. Oltre ad essere carino esteticamente, è un semplice portacellulare. Io spesso e volentieri in cucina lo appoggio. Mi piace particolarmente come ci sta perché essendo fatto legno si abbina a tutta la cucina. Lo potete utilizzare come ricettario, lo potete utilizzare per metterci il vostro smartphone, per metterci un libro, per metterci quello che volete. Cosa che mi è piaciuta di più è che io sempre arrivo alla sera che magari voglio fare qualcosa da mangiare, ho il cellulare scarico e metterlo in piedi non posso perché c'è sempre il cavetto. IKEA, perché non so se ve l'ho detto, ma questo è di IKEA, costa veramente 4 euro, cioè quindi una cavolata. Che cosa ha fatto? Vi faccio vedere. Vedete che c'ha un buco? Tra l'altro questo è il nome, così perfetto. Vedete, super comodo. Potete infilare il cavetto qui dentro e quindi lui rimane appoggiato senza che il cavetto sforzi. E c'è anche la possibilità di farlo passare sotto. È super super pratico, quindi questo ve lo straconsiglio se avete bisogno di queste necessità, diciamo anche per cucinare o comunque per state mangiando, volete vedervi un video, sapete come utilizzo io un po' YouTube, me lo metto di sottofondo mentre magari lavo i piatti, mentre magari faccio un dolce, mentre magari faccio determinate cose, mi metto e ascolto i vlog delle altre ragazze. Nell'ascoltare o nelle pulizie lo infilo così, così può anche ricaricarsi, cioè è veramente top. Ultimo prodotto e non per importanza, poi vi farò una seconda parte perché mi sono resa conto che il video è diventato abbastanza lungo e ci tengo magari a dividere un po' più le cose. Quindi credo che abbia fatto un po' più reparto cucina in questo video. Vi faccio vedere questo prodotto. Ta-da! Che cos'è? Io vi voglio facilitare in cucina oggi. Vi voglio far vedere, oddio. A che cosa serve facilitare la gente? Allora, io ho una vaporiera di quelle classiche, quelle a 3 cestelli che voi mettete la spina, l'attaccate, fate 45 minuti, però sono 3 cestelli, quindi cuoce veramente tanta roba perché è veramente grande. Però vi ripeto, 45 minuti, 50 minuti, mezz'ora minimo, perché comunque è tanta roba e la tiro fuori proprio esattamente quando devo cucinare tante verdure o il pesce o determinate cose. Però spesso e volentieri, vi dico la verità, la utilizzo di meno da quando ho la friggitrice d'aria, però spesso e volentieri io utilizzavo questa, la utilizzo ancora. Che cos'è? Una vaporiera ma da microonde. Anche questa ha diversi cestelli, ne ho diverse. Una di queste, questa è la più famosa da trovare. Una l'avevo comprata mia madre su internet, su Amazon e ve la lascio qua sotto. Se la trovo, invece questa qua l'avevo comprata forse a risparmio casa del marchio Snips, che è uno dei classici marchi che vende cose di plastica di questo genere. Allora, voi cosa fate? Mettete l'acqua all'interno di questo cestello, lo riempite fino a, cioè, fino a toccare i puntini. Quindi questo cestello si incastra sopra, ok? Vedete? Non va a toccare l'acqua, ci mettete quello che volete fare a vapore. Spesso e volentieri, infatti, mi si è un po' macchiato in quel modo perché
spesso e volentieri ci ho fatto carote, ci ho fatto salmone, più che altro le carote me l'hanno fatto un po' arancione. Comunque ci ho fatto più che altro verdure o il salmone, veramente ragazzi, se non volete impuzzolire casa, ve lo fa in 10 minuti. Vi cuoce le patate, mia madre per fare il purè o queste cose qua fa le patate, mette le patate all'interno e poi sono già cotte, riesce a farle perché ci mette veramente 10 minuti, un quarto d'ora magari per le patate al microonde. Avevo fatto anche il riso, avevo fatto una cosa bruttissima, si era un po' sciolto, vedete, un po' le forme di chicchi di riso, perché un giorno me l'ero dimenticato altissimo e si è un po' fritto il riso. C'è la possibilità di mettere anche più testelli, quindi magari mi mettete i salmoni sotto, magari sopra qualche verdurina da cuocere, mettete tutto in microonde, veramente 10 minuti ed è cotto. Questo va anche in lavastoviglie, quindi non dovete prendere il forno, non dovete accenderlo, in 10 minuti avete la vostra cena al vapore super ottima e per avere una dieta sana e salutare io direi che è top. Io sono spompatissima, veramente, sono senza fiato, mi avete tolto il fiato, quindi io vi lascio al prossimo video, mi raccomando, guardate i miei video vlog, ci tengo tantissimo appunto che mi seguiate anche lì. Se avete qualche richiesta in particolare, se avete sentito qualche prodotto su Instagram e non avete, ho visto qualche prodotto su Instagram che vi ho mostrato e non avete capito di dove fosse, o comunque le classiche domande che mi fate sempre su Instagram e che magari non avete ricevuto risposta o comunque non avete sentito la risposta magari nelle stories, fatemele qua sotto, così io preparo quel video appunto che vi dicevo con le domande più gettonate che mi fate. Ho già tante cose che mi chiedete, che mi sono scritta da potervi rispondere, spero appunto di aggiungerne qualcun'altra in modo da, come si dice, rendere il video ancora più utile possibile. Allora, io vi abbandono, spero che vi abbia tenuto principalmente in compagnia, ma soprattutto che vi abbia aperto un mondo a questi prodotti e che mi ringrazierete subito dopo, perché con la friggitrice ad aria mi avete ringraziato in tantissime su Instagram, ve lo giuro, l'ho comprata a mia suocera, l'ho comprata a mia mamma, gliel'abbiamo regalata a mia nonna, dei nostri amici l'hanno comprata, tutti i miei amici magari non hanno comprato la mia ma hanno comprato la friggitrice ad aria perché incuriositi, e vi giuro ragazzi mi hanno ringraziato tutte, quindi un pensierino. Le Solen uguale, cioè veramente tutti i prodotti che vi ho detto sono i miei prodotti top, must, che quando è venuto il mio ragazzo qui a toccar con mano, inizialmente mi prendeva in giro perché mi diceva, Manuela, ma che cos'è questa roba qua? Oh, per lui sono le Stoline, la friggitrice, e anche lui un promoter pazzesco. E ovviamente nessuno mi paga per essere promoter di Stoline, di friggitrice ad aria e di tutto il resto che vi ho fatto vedere, eh? Nessuno. È soltanto una mia opinione e ci tengo tantissimo appunto che anche voi siate a conoscenza di questo amore pazzesco per loro. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.